Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo qui con la nuova rubrica di Shinigami Pinsegna per trattare il tema che ha fatto molto discutere in questo inizio di settimana per quanto riguarda il capitolo 931 di One Piece, ovvero sia la perdita di memoria di Big Mom. Ovviamente, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi e condividere, passare per la pagina Facebook Shinigami P e per il gruppo Facebook Shinigami Manga e Fumetti. Trovate tutto in descrizione con anche altri canali consigliati a tema simili. Parliamo dunque di Big Mom. Allora, ancora una volta, è giusto, è il mio ruolo, porre la luce della verità in quella che è la community. Ok, perfetto. Questa settimana Oda ci ha stravolto l'esistenza con un concetto banale ma anche geniale allo stesso tempo, ovvero sia la perdita di memoria. Oda, e questo è il motivo per il quale, adesso ve lo spiegherò, Oda ha creato un colpo di genio con la perdita della memoria di Big Mom che doveva esserci. L'avevo detto già nel video commento al capitolo, fondamentalmente siamo stati noi a non pensare a una delle idee più semplici per risolvere la situazione, quindi è colpa nostra, non è colpa di Oda che cambia le carte in tavola, perché adesso ve lo spiego. Fondamentalmente, cosa succede? Oda, già nel capitolo 930, ci ha buttato la bomba, fondamentalmente portando Big Mom a inizio di una macro saga dei risvolti abnormi a Wano. Quindi, mentre tutti noi, me compreso, ci aspettavamo un arrivo probabile di Big Mom a fine saga, boom, Oda ce la butta lì. All'improvviso, Ruffy è nei guai, il resto della ciurma deve attuare un piano dai improbabili risultati, le forze dello Shogun si ingrossano come quelle di Kaido e fondamentalmente c'è anche la divisione di Ashura Doji, eccetera, eccetera. Fondamentalmente, boom, anche Big Mom, una situazione quindi di pericolo, di estremo pericolo per i Mugiwara e company, e quindi Oda ci butta la bomba, ma subito Oda genio già lì, io già l'avevo elogiato nel video commento a capitolo 930 che vi invito a vedere insieme al 931. Fondamentalmente Oda ci ha riportato Big Mom nella scena e subito dopo ce l'ha tolta via con l'intervento di King che attacca la nave, quindi perfetto. Quindi, ci aspettavamo fondamentalmente che la questione Big Mom fosse stata accantonata fino alla fine della saga. Fondamentalmente Big Mom in acqua, qualcuno l'avrebbe salvata, si sarebbe salvata da sola, l'avrebbe salvato i figli, un tempo ragionevolmente sufficiente per permettere di recuperare le forze, e nel frattempo Ruffy e company avrebbero continuato il piano a Wano. Perfetto, così invece non è stato, perché Oda, ancora più pazzoide genio, cosa fa? Il capitolo dopo, Bob di Robico Bob! E allora dici, ma che cazzo fai? Cioè, Oda, porca la miseria, ma cosa vogliamo fare in questa saga? Due imperatori davvero contro Luffy? Lo stesso Luffy che non riuscirebbe a battere neanche Kaido? Sì, Oda risponde a questa domanda e qui raggiunge l'apice del colpo di genio, perché dice sì. Io ti ributto Big Mom, il capitolo subito dopo che te l'ho rimessa e ritolta allo stesso tempo, ma te la ributto con una condizione, la perdita di memoria. Adesso parleremo della perdita di memoria, genio Oda, perché fondamentalmente quando uno legge il capitolo 931 dice ma come, oh, Big Mom di nuovo qui sulle sponde si è salvata? Sì, lo sapevamo tutti che si sarebbe salvata, chi pensava che Big Mom fosse morta, insomma. Vabbè, comunque, va bene, si sarebbe salvata, ma appunto, in un lasso di tempo più lungo, in altre circostanze, in altri luoghi, e invece no, sulla spiaggia, il capitolo dopo. Perfetto. Ovviamente il ritrovamento di Chopper in pericolo, boh, non si sa, adesso vedremo. No, non credo. Perché? Perché il colpo di genio di Oda. Oda dice, io te la ributto ancora di nuovo in mezzo alla saga, strapiena di roba. Tu pensavi, volevi che io te la togliessi, invece no, te la ributto. Ma al tempo stesso accontento chi non la vuole, anche per logica, per coerenza di trama, come per esempio me. Cioè, Big Mom in pieno della potenza in questo momento significherebbe la morte di Ruffy. Se Ruffy non dovesse morire sarebbe un'incongruenza di trama abnorme. Quindi cosa fa Oda? Accontenta chi la vuole, accontenta chi non la vuole, di nuovo, cioè lo fa due volte, in due capitoli successivi, in due modi diversi, risultando allo stesso tempo e tutte e due le volte
Geniale! Cioè, Oda è riuscito non solo una sola volta a mettercela e toglierla, ma non è il capitolo dopo a rimetterla e fondamentalmente a ritoglierla, perché questa perdita di memoria cosa sta a significare? Perché la perdita di memoria, ed è questo il titolo del video, perché la perdita di memoria di Big Mom è necessaria, è geniale. Allora, Shingami Pinsegna nasce proprio perché voi dovete imparare a leggere il capitolo. Beh, iniziamo. Oda ci ha ripresentato Big Mom con la perdita di memoria. Cos'è questa perdita di memoria? Prima di tutto, partiamo da un presupposto base fondamentale che spero chiunque di voi, anche le prime armi, ci abbia pensato. Big Mom ovviamente riacquisterà la memoria, ok? Il primo che comincia a dire no, Big Mom non avrà mai più la memoria, oppure ormai ha perso tutto quello che era il suo impero. No, ragazzi, allora, no, andatevi a leggere veramente, ma neanche Topolino, come dice Maurizio di Monkey D. Ruffy di One Piece Massimi Esperti, a cui vi invito a passare, neanche Paperino, neanche Topolino, andatevi a leggere fondamentalmente Ki o Novella 2000, perché solo quello potete leggere. Allora, Big Mom riacquisirà la memoria, è un personaggio troppo importante per One Piece, non può finire in questo modo. Oda ha sempre dato importanza a qualsiasi tipo di personaggio, anche terziario e quaternario, figuriamoci un'imperatrice. Barba Bianca, per farlo morire, ci ha dedicato la saga più bella di One Piece fino adesso. Quindi Big Mom, Kaido, Shanks e Teach avranno delle saghe fantastiche, ok? Big Mom in parte l'ha già avuta, ma deve concretizzare adesso, perché a World Cake Big Mom non ha fatto nulla, nessun ruolo di imperatrice, e quindi adesso deve farlo. Ok, perfetto. Quindi riacquisirà la memoria, ok? Ok, non voglio sapere ragioni. Riacquisirà la memoria. Anche perché, appunto, è un'imperatrice. Non può finire così il personaggio di Big Mom, che non solo deve darci ancora molto a livello di trama, a livello di storia, a livello di legame con Kaido, eccetera, eccetera, ma anche a livello di combattimenti. Contro Rufy. Contro, scordatevi anche un'altra cosa, seconda premessa, che Big Mom non diventerà mai alleata di Rufy, o comunque non diventerà mai la migliore amichetta di parco giochi e di merende. Per quanto Rufy e Big Mom siano molto collegati, anche come dice 5 minuti di One Piece, che vi invito anche a vedere, sono molto collegati sul tema del cibo, ed è stato fantastico, magistrale come Oda abbia riportato i due personaggi più mangioni insieme a Teach a Wano, quindi Teach a Wano anche lui, il terzo? Non lo so. In un paese, in una nazione dove il cibo scarseggia, ottimo. Vedremo anche qui, ancora una volta, così come a Whole Cake, quella che è fondamentalmente il dualismo di Big Mom e Rufy. A Whole Cake si è visto: Rufy preferisce morire di fame per salvare un compagno, Big Mom preferisce uccidere per mangiare. Adesso vedremo come affronteranno la questione anche a Wano. Piccola premessa. Comunque, fondamentalmente non diventeranno mai amici di merenda. Al massimo, Big Mom, e qui arriviamo alla teoria finale, e spieghiamo anche perché è magistrale la perdita di memoria. Fondamentalmente, Big Mom può accadere questo: non ritornerà, ecco, la memoria subito, perfetto. Ci sarà quel tempo necessario per permettere a Luffy e gli altri di proseguire col piano senza avere l'intoppo del nemico di Big Mom, cioè Big Mom come nemico, anche se poi avverrà a fine saga, quando Big Mom riacquisirà la memoria, ma al tempo stesso non solo avremo il tempo necessario per Luffy e company di progredire fondamentalmente nel piano, ma avremo dei ricordi, dei nuovi ricordi che Big Mom avrà, delle nuove situazioni dove fondamentalmente probabilmente sarà aiutata dalla ciurma in maniera anche magari indiretta, appunto non ricordando che questi ultimi siano proprio dei nemici, quindi potrebbe avere anche un legame con Tama, la quale può creare del cibo, con Chopper che la può curare. Insomma, ci possono creare tante situazioni che permetteranno a Vigo, una volta acquisita la memoria, di essere riconoscente una sola volta ai Mugiwara. Quindi questa perdita di memoria non solo è magistrale dal punto di vista tempistico dei combattimenti, ma soprattutto di quelle che sono di quello che è il piano. Cioè, Big Mom nemica, ma non adesso. E al tempo stesso, quindi Big Mom c'è e non c'è ancora una volta. Ma è magistrale perché? Perché permetterà un armistizio,
Un armistizio che per definizione è una tregua temporanea perché non si sono risolti i motivi di base per cui c'è un conflitto, ma in quel momento c'è comunque una tregua. Non si risolvono i conflitti alla base, ma in quel momento non si combatte perché Bingham e Luffy non potranno mai risolvere i conflitti alla base, definizione di armistizio, ma possono momentaneamente, temporaneamente, essere appunto distaccati. Non attacco te, tu non attacchi me. Perfetto. Quindi permetterà a Big Mom di avere immagazzinare nuovi ricordi favorevoli alla ciurma di Luffy e company, che poi le consentiranno per questa volta di sorvolare sull'attacco di Luffy in modo tale che Big Mom continui comunque a essere a Wano perché vuole parlare anche con Kaido. Quindi magari non attaccherà Nami per Zeus, non ucciderà Luffy e company appunto per questi ricordi. Parlerà con Kaido e Luffy nel frattempo potrà attuare il suo piano, potrà combattere contro un solo imperatore per coerenza di trama perché due è impossibile e quindi fondamentalmente Wano finirebbe, diciamo, nel migliore dei modi per Luffy e company. Di conseguenza, altrimenti, anzi per meglio dire, se così non dovesse essere, se Big Mom dovesse riacquisire la memoria in maniera molto violenta e negativa nei confronti di Luffy e company e se fondamentalmente non ci fossero dei nuovi ricordi favorevoli alla ciurma che permettono a Big Mom di essere riconoscente, perché Big Mom comunque ha un onore da piratessa, ce l'ha. Infatti lei nella sua ciurma dice: io l'ono, cioè rispetto il mio sottoposto, se tu vuoi rimanere con me devi avere onore, devi onorare la mia ciurma, se vuoi andartene devi però pagare un prezzo. L'onore ai tempi dei pirati, questo è. Quindi fondamentalmente Big Mom io ce la vedo comunque a non fare i capricci da questo punto di vista e onorare quello che sarà il probabile e il possibile aiuto che riceverà dai Mugiwara in maniera diretta o meno. Detto questo, quindi io ovviamente finisco il video qui, vi invito di nuovo a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto, commentate, fatemi sapere se la scelta vi è piaciuta, anche se ricordatevi che è molto funzionale, è una genialata di Oda, ok? Scordatevi dalla testa che Big Mom non riacquisisce la memoria o che diventa la migliore amichetta di Luffy, non accadrà mai. E ovviamente iscrivetevi, condividete, fate i bravi sui resti umani e passate per la pagina Facebook e per il gruppo. Passate per i canali che vi ho consigliato, altri canali consigliati magari metto qui sotto, sono sempre gli stessi comunque. E quindi nulla, oggi noi ci vediamo probabilmente mercoledì perché dicono uscirà il capitolo. Speriamo, così questa settimana parliamo anche prima di One Piece. Ciao ciao ragazzi, un bacione.